È veramente emozionante parlare ad un'assemblea come questa, perché qua ci sono tutti i quadri direttivi, cioè c'è il sindacato. Normalmente tutti noi siamo abituati, per quelli che lo fanno, a fare contrattazione e quindi a essere in sale, in aule un po' più piccole, un po' più dedicate. Qui invece parlare a voi crea una grande emozione. E quello che stavo pensando, sono state dette tante cose sul contratto. Ora c'è una cosa, tutti noi andremo nelle assemblee, andremo a parlare di questo contratto, ma soprattutto andremo a parlare ai colleghi. Voglio, portare la vostra attenzione su una cosa che sicuramente tutti avete verificato in questo periodo, il disagio lavorativo, cioè i colleghi ci chiedono di fare delle cose, ci chiedono come dobbiamo comportarci. A volte ci chiedono di più di quello che può fare un sindacato, perché la situazione oggi nelle banche è una situazione molto complessa e molto problematica. Le pressioni commerciali sono diventate un qualcosa che sappiamo non ha inciso soltanto sui prodotti, ma ha inciso sull'anima delle persone, perché le persone stanno male e la vivono male questa banca oggi. Allora, se dobbiamo partire da questo, io parto dall'allegato del contratto. Al contratto è stato allegato l'accordo delle politiche commerciali e organizzazioni del lavoro. Le aziende sono state talmente brave che non abbiamo più parlato di politiche commerciali, ma parliamo solo di pressioni commerciali. Questa cosa qua stravolge proprio l'ordine anche dei nostri interventi, perché ci troviamo sui tavoli a dover fare continuamente quelli che stanno attenti alle classifiche comparative, che per carità ci sono. Al prodotto che viene venduto in una maniera che ovviamente non è congrua, questo lo sappiamo tutti noi, cioè sappiamo che i colleghi ci manifestano questo disagio. E allora, che cosa si può fare noi che andiamo nelle assemblee? Cominciare a parlare e a dire ai colleghi che forse è arrivato il momento che qualcosa possiamo fare individualmente e collettivamente come sindacato e come tutti, come lavoratori e come sindacato. Bisogna innanzitutto, quando i colleghi ci dicono e ci manifestano le loro, diciamo, difficoltà, che non è che non devono dire nulla, che non è che non devono parlare, che non è che devono sentirsi solo inadeguati, come sta succedendo in tutte le banche. Bisogna anche prendere un po' di coraggio e parlare all'azienda, al proprio direttore, nel proprio ambito, cominciare a dire che oltre ad essere lavoratori, ma soprattutto a sentire, siamo persone. Perché qua c'è una grandissima differenza, cioè azzerando sempre di più il contatto umano, la parte collettiva del lavoro, alla fine le persone rimangono da sole, isolate. Questo funziona benissimo per le aziende, perché più sei isolato, più devi rispondere solamente a degli input. L'accordo delle politiche commerciali e organizzazione del lavoro, che è stato finalmente è arrivato il contratto, era stato previsto che veniva allegato al contratto, ci dà una grande possibilità, perché fa sì che all'interno delle commissioni, che credo siano state fatte in tutti i gruppi, cioè in tutti i gruppi c'è un accordo sulle politiche commerciali e organizzazione del lavoro, e se non c'è, è sempre bene ricordarsi che le politiche commerciali e organizzazioni del lavoro sono molto vicine. Ma questo significa che attraverso le commissioni noi possiamo far sentire i lavoratori meno soli, andando a proporre alle aziende delle cose, perché quell'accordo prevede esattamente che sui prodotti, sulla trasparenza, sulle normative bisogna essere conformi. Ma la conformità, oltre ad essere una regola che ci viene imposta dai regolatori, questo lo sappiamo tutti, deve essere anche qualcosa che ognuno di noi porta avanti. Perché
il sindacato, i colleghi. Cioè dobbiamo far sì che tutto questo entri nel nostro DNA e che di tutto questo si parli. L'organizzazione del lavoro significa che ci siano norme trasparenti, cioè si porta dietro un sacco di cose, l'accordo si porta dietro, il contratto a sua volta si porta dietro, è tutto collegato, perché una normativa ben fatta significa che il collega potrà avere magari meno provvedimenti disciplinari. Perché nei gruppi succede questo, che normative non chiare creano provvedimenti disciplinari, quindi è tutto collegato. Resta però a noi avere la forza di far sì che quella roba sia esigibile, ma esigibile andando in rete e dicendo ai colleghi che bisogna anche cambiare un po' registro, avere un po' più di coraggio nel dire le cose e di non averle, di non subirle soltanto passivamente. E a noi, sindacato e quadri dirigenti, è molto importante che attraverso le commissioni cominciamo ad andare dall'azienda e dire noi delle cose, non aspettare che le aziende ci convochino, perché questo è stato il problema di questi 2 anni. Abbiamo aspettato sempre le convocazioni. Ora abbiamo anche la forza del contratto nazionale, dove l'accordo è stato inserito. Dobbiamo cominciare a proporre, e quindi proporre cose sul lavoro, proporre cose sulla sostenibilità. Le commissioni possono fare molto, sempre raccogliendo dalla parte, dai colleghi, dalla base, perché quella è fondamentale. Se perdiamo il contatto con la base, perdiamo il nostro modo di lavorare. Raccogliere e proporre, quindi studiare, formalizzare. Ci sarà la cabina di salto un po' di palo in frasca, ma le cose sembrano tutte messe insieme. La cabina di regia, che è una cabina che seguirà le nuove professionalità. Seguirà le nuove professionalità tecnologiche, però quando si parla di professionalità tecnologiche, si parla di tecnologie, si parla di un mondo, si parla di organizzazione su quello, perché non ci sono professioni se non c'è organizzazione del lavoro. E quindi anche su quello il sindacato al massimo livello, perché ci andranno i nostri segretari, nella commissione ci sono i nostri segretari nazionali, possono incidere, possono capire dove le aziende stanno andando, perché tecnologia è organizzazione del lavoro, quindi le figure professionali dovranno rispondere a un nuovo modo di fare banca, ed è su quello che noi dobbiamo cominciare ad intercettare, cioè farci parte attiva da piccoli, facendo piccole assemblee, portandolo nelle commissioni, spingendo i nostri segretari generali ad andare nelle commissioni e a portare anche delle cose nuove che noi vediamo, perché in rete si vedono tante trasformazioni che magari non arrivano proprio sui tavoli, perché le aziende sono avanti, sono già avanti, ed è per questo che volevano normare tutte volevano normare mansioni e professionalità, perché loro hanno già, cioè sono già da quella parte lì, cioè già vedono come saranno i prossimi 10 anni. Adesso tocca a noi intercettarli quei prossimi 10 anni e cercare di lavorare proprio su questo, proponendo delle cose nuove, dei modelli, e quello che noi intendiamo, e anche con un grande senso di comunità, perché se non c'è comunità e non c'è rispetto della persona, io credo che non possiamo andare da nessuna parte. Grazie. Grazie.